Buon Giorgio! Buon Giorgio, signori. Buon Giorgio. Buon Giorgio a te. Buon Giorgio a te. Buon Giorgio. Buon Giorgio. Signori, oggi con me ho dello scotch o nastro adesivo. Come si dice nella vostra città, nastro adesivo oppure scotch o in un'altra maniera ancora? Fatemelo sapere nei commenti. È di vitale importanza. Perché lo scotch? Volevo insegnarvi un piccolo trucco per imparare qualche vocabolo in più finché siamo in casa, visto che abbiamo un po' più di tempo. Il consiglio è questo. Scusatemi, viene da ruttare. Passato. Allora, il consiglio è questo. Prendete dei post-it, se ce li avete in casa, o se no dei pezzetti di carta con dello scotch, nastro adesivo, fatemelo sapere, è di vitale importanza. E cosa facciamo? Andiamo su internet e cerchiamo una lista di mobili o elettrodomestici o cose che possiamo trovare nella casa di qualcuno in inglese. Quindi, per esempio, come si dice frigo, come si dice divano, come si dice mensola, come si dice cassettiera, come si dice maniglia, come si dice ringhiera, ok? Tutte queste cose qua. Le cercate e ne scrivete una per ogni foglietto. E dopo cosa fate? Andate ad attaccare questo foglietto sulla cosa. Se non sapete come si dice lavandino in inglese, prendete il fogliettino, andate ad attaccarcelo vicino al lavandino e fa anche rima, fogliettino, lavandino. Così ogni volta che andate a lavarvi il sederino, così ogni volta che andate a lavarvi le mani, ragazzi, visto che ce ne laviamo spesso ultimamente, leggete. E quindi dopo 2 giorni sapete già un vocabolo nuovo, lavandino. Poi lo fate con la maniglia. Poi lo fate così ogni volta che aprite la porta, leggete in inglese. Imparato. Stampo. Oh. Lo mettete per esempio sullo stendino. Lo mettete sul termosifone. Lo mettete sulla libreria. Lo mettete su questo, su quello, su quello, su quello, su quello, su questo, su quello. E vedrete che tra una settimana, senza neanche aver fatto tanta fatica, avrete già imparato tutte le cose di casa vostra. Agabì! E non venitemi a dire che sapete già tutte le cose di casa vostra, perché non le so neanch'io. Per esempio, no, là in fondo, in quella sezione bassa di quel mobile, ho i giochi da tavolo. Bene, vi faccio un bigliettino con scritto board games e ce lo attacco lì. Ogni volta che passo davanti di lì vedo scritto board game, ogni volta che mi siedo a guardare la TV vedo scritto board game, vedrete che vi entra in testa sto board game. Allora, ma vi rendete conto di quanto sia semplice questa cosa? Questo è tutto, spero sia venuto fuori un video decente. Sono un po' stanchino oggi, devo dire la verità. Noi ci vediamo domani.